A voi il video della conferenza Marchi di Qualità, Ente Pro Loco Italiane. Bilancio del Senato della Repubblica. Il Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo e gli onorevoli che ci raggiungeranno tra un po' perché impegnati in comunicazione
commissione l'onorevole Francesco Mura, l'onorevole Gianluca Caramanna, la dottoressa Barbara Casagrande, il dottor Sandro Pappalardo. In platea sono venuti a trovarci il senatore Raul Russo, il senatore Marco Meloni, i sindaci presenti che saluto e i presidenti di Proloco che partecipano all'evento. La rete associativa Ente Proloco Italiane conferisce quest'oggi, ospitata presso la sala Caduti di Nassiria in Palazzo Madama, dalle senatrici Cinzia Pellegrino e Maria Nocco, a cui rinnoviamo il nostro cordiale ringraziamento, i primi 16 marchi di qualità per 3 tipologie di eventi, annoverabili tra pali di evocazioni e cortei storici, carnevali autentici, sagre di qualità. Le categorie summenzionate si riferiscono alle manifestazioni svolte dalle Proloco durante l'anno 2003 e meritevoli del presente riconoscimento in riferimento al progetto Marchi di Qualità promosso durante l'Assemblea Nazionale EPLI 2023 svoltasi lo scorso 17 giugno in Sardegna a Quartu Sant'Elena Cagliari. Tre filoni questi che caratterizzano l'attività di promozione e valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale di diversi territori italiani, le cui proloco locali si impegnano a promuovere e far conoscere, favorendo l'attrattività e l'offerta turistica dei propri luoghi ed incrementando di riflesso anche l'economia locale. Tutto volto principalmente al consolidamento dell'identità territoriale con grande attenzione al valore culturale e al significato storico dell'evento per il proprio territorio. Ricordo che la conferenza è trasmessa in diretta streaming sulla web tvsenato.it e sul canale YouTube del Senato. Approfondisce ora il tema il presidente nazionale Ente Proloco Italiane Pasquale Ciurleo. Allora, innanzitutto un caloroso ringraziamento alla senatrice Cinzia Pellegrino e alla senatrice Maria Nocco per aver ospitato questo evento che ricade nel settore della promozione e nel settore della valorizzazione di tutti i territori italiani. Ovviamente poi un caro saluto all'onorevole Meloni che qui in sala è venuto a trovarci e saranno per arrivare anche l'onorevole Gianluca Caramanna, Francesco Mura che ovviamente dopo faranno anche loro il loro intervento. Sindaci e presidenti delle Proloco in sala, benvenuti a questo evento che mette al centro il progetto che abbiamo lanciato un anno fa durante l'assemblea che abbiamo svolto in Sardegna sotto il percorso di Proloco Sostenibile 2030. Questo percorso parte dall'obiettivo 11 dell'Agenda ONU 2030 e specificatamente quello di rendere le città e gli insediamenti umani, inclusivi, duraturi, sostenibili, ma punta anche a soddisfare un altro goal dell'Agenda ONU 2030, che è il goal 8, l'obiettivo 8, cioè incentivare una crescita economica e duratura. Oggi in realtà noi stiamo mettendo in atto il target 11.3 dell'Agenda, stiamo tutti insieme rafforzando gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. L'azione delle attività delle Proloco promuovono proprio queste politiche orientate allo sviluppo che supportano anche le attività produttive, supportano la crescita e supportano l'innovazione. Questo è il target dell'obiettivo 8.3 dell'Agenda ONU 2030.
Come vedete, il sistema Proloco contribuisce a creare, attraverso la propria attività, opportunità, crea sistema, crea relazioni e soprattutto anche economia circolare, importantissima specie nei territori più periferici e che hanno bisogno di supporto per gli investimenti. Io ho cercato di fare una piccola introduzione, forse un pochino troppo scientifica, no? Parlando di agenda ONU e di obiettivi, però il valore, diciamo, di questa giornata in un contesto così importante nelle più alte istituzioni della Repubblica Italiana impone proprio una riflessione un pochino più approfondita e, passatemi il termine, anche scientifica. Il mio compito, il compito di EPRI, è anche quello di scardinare, di provare a scardinare anche dei, direi, dei concetti, dei preconcetti classici, no, sul sistema e sulle Proloco. La nostra rete Enti Proloco Italiane, che è una rete associativa di terzo settore, sta cercando di intercettare proprio una voglia di professionalizzazione del sistema che non si era mai visto negli ultimi decenni. E sta puntando ad un concetto, ad un valore autentico di localismo, ovviamente cercando anche di scardinare delle vecchie logiche centralistiche. Ecco perché noi parliamo di nuovo modo di fare Proloco, che vuol dire includere e non escludere, quindi in un'ottica di inclusione. Ecco perché oggi abbiamo chiesto la presenza dei sindaci. Bello vedervi a tutti con le fasce a rappresentare le vostre comunità. Sindaci e Proloco, una passione ci accomuna, il bene per i nostri territori. Cari sindaci, EPRI chiede dialogo nei territori e considerate che specie in aree disagiate e marginali posso affermare che le Proloco completano o addirittura arricchiscono. In alcune di queste località sostituiscono anche l'amministrazione comunale, che magari non sono anche all'altezza su certe sfide sociali. Qualche mese fa, durante l'emergenza sanitaria, io dico qualche mese fa perché sembra che sia passato chissà quanto tempo, ma è ieri, le Proloco si sono rese fondamentali nella tenuta anche del tessuto sociale, attraverso la costruzione artigianale delle mascherine, attraverso l'uso dei centri COC, la distribuzione delle derrate alimentari, eccetera. Questo è anche il nuovo modo di fare Proloco, non solo allietare e promuovere i beni materiali e immateriali delle nostre nazioni, ma anche e soprattutto affermare il principio del sociale, che è molto importante. Qui invece con i marchi EPRI non ha fatto altro che stimolare decine e decine di Proloco in tutta Italia a rendere operativo un progetto sociale di comunità, io direi anche sostenibile, attraverso dei rigidi regolamenti che soprattutto, diciamo, educassero tutto il sistema a seguire dei parametri chiari, dei parametri standardizzati, come per esempio il rispetto per gli animali e per i pari, come per esempio il rispetto per la natura, la sostenibilità ambientale, l'uso dei prodotti a chilometri zero per le sagre, la sicurezza per i carnevali, il ripristino dei luoghi dopo le attività. Quindi abbiamo, diciamo, in un certo senso introdotto un concetto di promozione sociale e un concetto di promozione anche inclusiva. Un esempio è stato per esempio anche il progetto di Agro Arco Trekking che ci ha visto coinvolti insieme al Ministero del Turismo un anno fa, che è andato, diciamo, in contemporanea in 5 regioni italiane, dove lì abbiamo anche lavorato insieme ai parchi nazionali, ai parchi regionali delle località, e lì abbiamo anche lanciato l'idea del nuovo turismo esperienziale che è proprio legato al concetto dell'inclusività. E con questo vorrei dirvi che oggi non è che consegneremo titoli facili o marchi facili, sono marchi tutti, diciamo, in un certo senso meritati sul territorio. Alla politica qui presente, alle senatrici e gli onorevoli, ovviamente chiediamo proprio questa vicinanza. Vicinanza ed ascolto. Non chiediamo altro.
giusta politica è anche inclusione, questo lo chiediamo anche ai sindaci. Politica deriva da polis, che in greco vuol dire insediamento di un luogo su una comunità, di una comunità in un luogo, e prologo significa a favore del luogo, quindi in comune abbiamo questa parola che è la parola luogo. Io penso che tutti insieme dobbiamo costruire i luoghi del futuro. Questo è il nostro compito, costruire i luoghi del futuro. Ora diremo. Ora diremo nel 2024 diremo in chiave sostenibile, no? Perché ci siamo un pochino di più modernizzati e il concetto di sostenibilità è molto importante, non l'abbiamo ripreso e stiamo cercando ovviamente di portarlo avanti. Ovviamente non è una sfida, ma quello che oggi produciamo, ognuno se per la sua parte, per la propria parte, sarà molto importante per le future generazioni. Quindi è per questa responsabilità se la sente, altrimenti non sarebbe cresciuto in maniera così esponenziale in soli 2 anni di attività. Ovviamente per concludere direi che non abbiamo bisogno né di testimonial, diciamo, né di manager, non abbiamo bisogno di questo per poter crescere. Noi cresciamo proprio con l'azione che svolgiamo nei territori, perché pensiamo che il nostro sistema è un sistema che è intriso proprio di umiltà e di concretezza, perché riusciamo a reinventarci in qualsiasi occasione. E quindi a voi tutti, questo è il messaggio che vi lancio, che vi sto lanciando, anche le Proloco producono sostenibilità. E quindi andiamo avanti in questo modo, una buona continuazione ovviamente, quindi gustiamoci un pochino questa cerimonia, che sarà sicuramente una cerimonia che per quanto ci riguarda, ma per quanto anche vi riguarda, rimarrà sicuramente con i vostri ricordi. Grazie. Interviene la senatrice Maria Nocco. Buongiorno e mi scuso sin da ora se al termine del mio intervento mi assenterò perché devo essere in commissione per le 14.30 e sono anche già in ritardo, però vi prometto che ritorno subito dopo. E intanto ringrazio il presidente Ciurleo per l'organizzazione, per l'invito ricevuto. Ringrazio e saluto tutti i colleghi qui presenti, i sindaci, gli enti Proloco, gli organizzatori di ITRI che tutti i giorni partecipano alla valorizzazione del territorio e l'impegno che propongono per affinché venga tutelato un patrimonio e anche tutta la nostra cultura, una cultura identitaria, una cultura e delle tradizioni che non possiamo assolutamente perdere, perché questo ci rende unici agli occhi di tutto il mondo. È un bel paese che merita di essere valorizzato, anche perché attraverso queste valorizzazioni è possibile anche creare economia, e quindi noi vogliamo aumentare il nostro PIL, sostenere il nostro territorio, parliamo tanto e tutto quello che comunque mi sento di dire si organizza attraverso questo ente è fondamentale perché sposa gli stessi principi che noi stiamo portando avanti come governo da tanto tempo. È quello che ci contraddistingue, la valorizzazione del nostro grande marchio cui noi ci teniamo più di tutti, che è quello del Made in Italy. E quando noi parliamo di Made in Italy parliamo sì di sostenibilità, perché tutela dell'ambiente, del sociale, ma anche della parte economica, dove i tre aspetti devono coniugarsi insieme per realizzare qualcosa di realmente sostenibile e di rilancio anche per l'Italia. E quando è bellissimo comunque anche l'iniziativa di assegnare i marchi di eccellenza, i marchi di qualità, è fatto per le sagre d'eccellenza, per i pali, per i corti storici, per i carnevali autentici, perché attraverso queste premiazioni, attraverso l'assegnazione di questi marchi è possibile portare avanti quello che è la valorizzazione di un nostro patrimonio, ma soprattutto anche quello di evitare che i nostri borghi vengano anche abbandonati, perché questa è anche tutela dei nostri territori e prendersi cura del nostro territorio. Un aspetto importantissimo che permette anche di fare quella che è la promozione turistica, e credo che attraverso la cultura, valorizzazione di un patrimonio, rilanciare un'economia, valorizzazione turistica, enogastronomia, cioè tutti degli elementi che si vanno ad intersecare, che si abbracciano tra loro, ma che poi puntano anche ad un altro obiettivo, quello di aumentare il benessere della nostra società. E da
Pavese, permettetemi comunque di fare un plauso al centro studi Nundine di Gravina in Puglia, che è comunque un paese della rievocazione storica. Di questo sono molto felice e contenta di tutto il lavoro che viene fatto nel un paese vicino ovviamente al mio paese di nascita e dove vivo, di Sant'Eramo in Colle. E con questo vorrei concludere dando comunque a tutti coloro che si impegnano a questi marchi di qualità veramente meritati e a tutti coloro che svolgono questa bellissima attività di andare avanti e di dare veramente lustro per la nostra Italia. La parola alla senatrice Cinzia Pellegrino. Grazie Pasquale e grazie a tutti i sindaci e i rappresentanti delle Proloco presenti. Vedete, quando ci è stato proposto di fare questa manifestazione, eravamo in dubbio se farla in Senato, farla altrove, eccetera, e noi siamo stati all'unanimità decisi su farla qua, perché il Senato è il luogo delle istituzioni per eccellenza e quindi andare a premiare in una location così prestigiosa chi con pazienza, con determinazione, con risoluzione, con determinatezza e con cura della nostra tradizione, dei nostri prodotti tipici e delle nostre tradizioni di festa e di in generale storiche, ci sembrava il minimo indispensabile per rispondere con riconoscenza e anche con un ambiente qualificato a quello che è il vostro lavoro. Quindi veramente vi faccio un applauso che viene dal cuore e che va a rappresentare con una grande sintesi tutto quello che è il vostro lavoro, che noi siamo qui oggi per riconoscere. Voi rappresentate un'attività che viene svolta in maniera capillare su tutto il territorio, a volte con poche risorse, a volte addirittura senza risorse. Di questo noi siamo consapevoli, lo sono anche consapevoli molti sindaci che comunque cercano di darvi sostegno, e questo è molto importante perché il lavoro delle Proloco non riguarda soltanto la commemorazione, il palio, la festa di carnevale, eccetera. Lo abbiamo accennato anche in precedenza, si tratta di un collante molto forte che riesce a mantenere viva ancora quell'idea di piazza che diversamente con la società 2.0, forse anche 4.0, adesso si sta perdendo. Io sono pugliese d'origine e vivo ad Ostia Antica, dei territori molto particolari, nei quali l'attenzione al prossimo è stata determinante nei secoli. Io mi ricordo le nonne con le sedie sulle strade che si mettevano a conversare e creavano collegamenti, creavano rete, si supportavano l'uno con l'altro. Ora questo importante passo è dato a Facebook e a tutti gli altri social, ma rimane vivo attivo e non può essere sostituito in alcun modo dalle relazioni di comunità. E in questo le Proloco sono molto brave, sia nel mantenere attivo e vivo il tessuto sociale, quindi a fare gruppo che riesce a parlarsi di persone, a condividere le attività e a far crescere una comunità attiva e legata in sé sul territorio, ma anche a portare avanti quel vessillo di continuità della nostra tradizione. L'Italia è per eccellenza il paese che più dovremmo amare al mondo. E vedete, quando io vado all'estero, anche in sede istituzionale, e ci guardano con occhi diversi, ci ammirano. Invece noi per primi siamo quelli che alla fine un po' siamo reticenti. Sono stata di recente in Svizzera a salutare la comunità italiana, ai limiti insomma di un altro incontro istituzionale che avevo, ed è bello che si replichi l'esperienza della Proloco in ogni parte del mondo dove andiamo. Ci sono gruppi di comunità che fanno esattamente a Ginevra, come a Washington, come in Nuova Zelanda, la stessa esperienza di gruppo altrove, riportando l'amore per il cibo, ricordando le feste tradizionali, cercando di replicare magari quella festa di carnevale o quel palio. Perché? Perché intanto andiamo a mantenere vivo il ricordo che appartiene agli affetti, il ricordo che appartiene alla famiglia,
ricordo che appartiene alla nostra storia di comunità. Dall'altro andiamo a portare, a far innamorare a nostra volta le persone del luogo dei nostri cibi, delle nostre scelte, delle nostre peculiarità e delle nostre particolarità. E infine contribuiamo, e in questo le prologo sono bravissime, a promuovere sia dal punto di vista turistico che di contenuti, che culturale in sé per sé, non soltanto la tradizione enogastronomica, ma anche la nostra tradizione storica, la nostra tradizione monumentale. Quindi il valore che apportano le prologo va al di là della semplice manifestazione. Ed è per questo che abbiamo voluto essere qui con voi oggi e premiarvi, auspicando che questo lavoro continui con tutto il supporto delle istituzioni in ogni piccola e grande forma. E mi piace il titolo che è stato dato a questa manifestazione, che è quella dell'EMPRI, custodi di storie, promotori di idee, perché su questo filone, su questa base che voi date una direzione al vostro lavoro, ma è anche su questa base che rendete nel vostro piccolo molto grande l'Italia. Ed è per questo che io sono contenta di essere qui con voi e non vedo l'ora di darvi questo premio simbolico che per noi rappresenta il cuore del vostro lavoro e il cuore del nostro apprezzamento. Grazie. Salve, molto brevemente, perché io e altri colleghi sono interessati al lavoro di commissione, però ci tenevo a fare un passaggio di saluto a queste sezioni così importanti, anche perché una parte della mia esperienza politica è stata anche in Sicilia nel seguire le prologo attraverso l'assessore regionale al turismo, quindi per me conosco l'importanza della rete del prologo, della loro capacità di essere soggetti sul territorio in grado di creare una presenza legata al turismo, ma soprattutto anche alla loro capacità di preservare tradizioni, luoghi, realtà sociali e realtà identitarie, quindi un tema molto importante e che in questo caso si associa anche alla capacità di rappresentare iniziative di qualità, marchi di qualità appunto, che riescono a dimostrare quanto ancora una volta la nostra nazione fatta di 8.000 comuni, ognuno di questi comuni con una propria realtà specifica, un'identità unica e irripetibile, abbiano in queste associazioni volontaristiche sostanzialmente un grande strumento per poter uscire dalla semplice logica della preservazione della memoria e andare oltre, cioè promuovere il territorio, il turismo, promuovere la cultura, promuovere la capacità soprattutto di una comunità di vivere realmente in simbiosi con la sua storia, la sua identità. Quindi un lavoro molto prezioso viene fatto da questa rete importante, quella delle prologo, che ben si conosce, poi ho l'opportunità di aver visto molti amici siciliani che conosco da tempo, non recito per non fare gaffe, però questo mi ha fatto anche altrove, essendo notoriamente un senatore siciliano di Palermo soprattutto. Quindi un bocca al lupo, un buon lavoro e per quel che ci può può essere, saranno sicuramente sempre con i colleghi parlamentari che sono intervenuti prima e che interverranno dopo, sicuramente a disposizione di tutto quello che può servire in termini di normativa, in termini di sostegno concreto, a una rete che è unica in Europa e che secondo me non solo va preservata ma va potenziata, perché deve divenire sempre più uno strumento specifico di promozione del territorio che deve essere agevolato, deve essere considerato, deve essere il luogo in cui i giovani si ritrovano per costruire appunto questo legame fondamentale con la tradizione, la memoria, il genus loci, e avere questa capacità di non fare una semplice associazione di culturale, ma veramente un qualcosa di livello che può consentirci di sempre più di vendere la grande qualità del prodotto italiano, che è la nostra capacità di essere dall'enogastronomia, alle tradizioni culinarie, alle tradizioni culturali, alle tradizioni delle rassegne religiose, piuttosto che dalle varie specifiche espressioni culturali di ciascun territorio, un unicum che oggettivamente è uno dei grandi tesori del Made in Italy. Grazie.
Ringrazio il senatore Raul Russo. Allora, chiamerò di seguito le manifestazioni che ricevono il riconoscimento. Ricordo che il conferimento del marchio di qualità scaturisce dal possesso dei requisiti di partecipazione e nel rispetto dell'attento e scrupoloso regolamento, redatto in collaborazione con tutte le associazioni in pro loco. Regolamento che tiene conto di alcuni aspetti importanti, come preannunciato dal Presidente nazionale, rispetto all'ambiente e delle buone pratiche ecologiche, storicità dell'iniziativa, originalità della manifestazione, tradizione comunitaria e sicurezza pubblica. Tengo a precisare che man mano che chiamerò le pro loco che verranno premiate, un piccolo saluto breve da parte dei presidenti e dei sindaci. Raccomando tempi strettissimi, per favore. Per la categoria pali, rievocazioni e cortei storici, settore cultura, sicurezza e rispetto per gli animali, il brigante Taccone, re di Calabria, e Basilicata, che si svolge a Laurentina Potenza. Premia il presidente del comitato EPI Basilicata, Rocco Frangiosa. Sono io Taccone, un generale Taccone, un re di Calabria e Basilicata, terre mie. Sono fedele ai Borboni, ma sono briganda senza paura. Buongiorno a tutti,
Intanto mi scuso per il ritardo, mi scuso anche con Pasquale del ritardo, ma eravamo in aula perché stavamo votando la mozione sull'automotive, quindi con un leggero ritardo. Ci tengo e sono soprattutto molto contento di essere qui oggi perché non si parla soltanto di proloco, che tutti insomma conoscono il termine e quello che fanno le proloco, ma si parla anche di sviluppo dei territori, perché le proloco per noi sono importanti per il governo, per il ministro del turismo Santarchè. Ripetiamo che le proloco siano il primo modo per promo-commercializzare un territorio, per mettere a sistema le bellezze e soprattutto per coinvolgere tutti gli attori che altrimenti non sarebbero in grado, e qui vedo tanti sindaci, di poter aiutare i loro territori e l'economia di quei territori. Oggi, Pasquale, siamo particolarmente contenti perché qualche ora fa Banca Italia ci ha appena detto che il turismo traina questo paese. Ci ha detto chiaramente, non è soltanto una questione di arrivi. Io per tanti anni, anche da non deputato, da consigliere municipale, e Cinzia se lo ricorda, litigavo spesso con i politici, che litigavano per dire oggi ho avuto 10 presenze in più, 10 presenze in meno, quest'anno più 30. E la mia domanda era sempre la stessa, ma vi siete fatti una domanda se quel più 30 coincide con i fatturati delle aziende? Perché all'albergo, al ristoratore, al tassista, a tutti gli operatori del turismo del più 30% interessa relativamente. Interessa che l'ADR, il prezzo medio delle camere, sia più alto, interessa che su quel territorio, su quello specifico territorio, ci sia una ricaduta economica che sia maggiore rispetto all'anno precedente. Quindi bene parlare di numeri, di presenze, di arrivi, perché noi ovviamente da italiani siamo fieri di questo, perché siamo nelle prime posizioni anche nelle presenze e negli arrivi, ma oggi Banca Italia, dopo tanti anni, secondo me ha detto quello che ci aspettavamo, che comunque si incide sul PIL sempre di un punto percentuale in più rispetto all'anno precedente, abbiamo raggiunto e superato il 2019, il prezzo medio è cresciuto e forse le scelte fatte anche da questo governo sulle politiche del turismo sono politiche concrete e forse anche giuste. Vedete, quest'anno abbiamo fatto una scelta perché il turismo, molti lo reputano qualcosa di astratto, il turismo è una scienza esatta. Quest'anno noi abbiamo fatto un piano industriale che si chiama Piano Strategico del Turismo 2023-2027. È un piano industriale che dovrà fare in modo che questo dato di Banca Italia l'anno prossimo possa essere maggiore, dare risposte concrete, ma soprattutto su 5 pilastri puntare sul futuro del nostro turismo e sul nostro paese. La formazione, e tutti voi sapete cosa intendo, noi oggi se vinciamo la sfida con i paesi vicini è perché diamo servizi migliori, e se diamo servizi migliori è perché siamo capaci di formare personale e soprattutto il sorriso di noi italiani, che nessuno ci può ovviamente imitare, perché l'accoglienza italiana da nord a sud, a mio avviso, aggira tantissimo il mondo, è la migliore che esiste al mondo, perché comunque c'è un'empatia quando si fa turismo in Italia, soprattutto nei piccoli centri, soprattutto, lo dico da meridionale, al sud c'è un modo di vivere il turismo che non è soltanto turismo esperienziale, è un'esperienza di vita che spesso si replica e si può portare oggi attraverso i social, che si racconta, ed è questa la nostra forza. Un altro tema, secondo me, molto importante è quello del digitale. Io invito tutti, lo sta facendo il ministro in questi giorni, ma secondo me Pasquale, fatti portavoce di questo tema, il ministro sta dicendo a tutte le aziende del turismo a 360 gradi salite sul carro del TDH, del nostro Tourism Digital Hub, perché quella sarà la vera vetrina italiana nei prossimi anni, ma anche con benefici non soltanto per le amministrazioni ma anche per gli imprenditori. Un altro tema che a mio avviso è centrale e poi vado a concludere è quello della accessibilità. Sindaci, lo dico anche a voi, noi vinciamo la sfida nei prossimi anni se rendiamo i nostri territori, le nostre aziende, la nostra offerta turistica accessibile. C'è stato un ambasciatore di un paese importante qualche giorno fa che mi diceva: dovete vincere questa sfida perché se vincete questa sfida diventate primi al mondo. Noi oggi non possiamo far finta di nulla. Noi abbiamo
e non voglio parlare di politica perché qua si parla di turismo, ma abbiamo città dove un disabile non può prendere la metro, non può prendere l'autobus, non può entrare in un museo, non può entrare in un ristorante. E voi sapete che il turismo accessibile, il turismo della disabilità, non è soltanto quello motorio. La disabilità sono tante, nel turismo la disabilità è anche andare in settimana bianca, fare la pensione completa e magari non poter accedere al ristorante perché c'è l'IA o perché quel ristorante non serve 5 per 10. Quindi la nostra forza, il nostro sviluppo, ma qua il governo Meloni su questo sta lavorando, il ministro è molto attento, è quello di creare le condizioni affinché in Italia siano tutti benvenuti e non solo una volta, possano tornare e possano tornare e possano tornare. La nostra sfida è quella di fare in modo che il turista non soltanto venga e possa spendere 3 notti, 3,5 notti di pernottamento medio. E qui un insieme di cose affinché il turista possa venire a dicembre, possa venire a febbraio, possa venire ad aprile con la famiglia, magari d'estate al mare. L'Italia deve essere un continuo piacere, un continuo rinnovarsi di esperienze. E poi un'ultima cosa che vorrei dire rispetto alla sostenibilità. Si parla tanto di sostenibilità. Vedete, per me la sostenibilità, ne abbiamo parlato al G20 in India quest'anno, ma ne parleremo anche nei prossimi mesi, la sostenibilità può essere divisa in due. Una è quella di cui parlano tutti, la sostenibilità affinché si possa stare attenti all'ambiente, si possa tenere in considerazione quelle che sono le esigenze dei territori. Per me la sostenibilità è fare in modo che tutti questi turisti che sono in giro per Piazza Navona possano andare anche in altre aree limitrofe della regione Lazio, ma lo dico per tutte le altre regioni che hanno magari dei grandi centri di attrazione, come può essere Venezia, come può essere Napoli, Palermo, Bari, le grandi città che magari attraggono turisti non soltanto per piacere ma anche business. Dobbiamo essere bravi in questo, a creare condizioni, e qui anche gli amministratori lo dico, affinché i turisti che accedono al nostro territorio possano essere in grado velocemente di capire quali sono le realtà limitrofe e le realtà da poter visitare. Vedete, nel Lazio noi qualche anno fa abbiamo fatto un esperimento, le navi da crociera che arrivavano a Civitavecchia, ovviamente il 90% vogliono venire a Roma, i turisti, ma tanti di quei turisti dicono: io sono già stato a Roma 2 o 3 volte, cosa proponete? Abbiamo deciso con il collega Rotelli di proporre la Tuscia, quindi l'Alto Lazio. Sapete che quasi il 50% dei tour che sono stati venduti per la Tuscia e non per Roma, perché se noi siamo in grado di dare un'esperienza concreta, un'esperienza che possa essere alternativa, appetibile e anche facilmente raggiungibile, perché poi venire a Roma con l'autobus, sapete, non è mai facile, bene, quelle sono le sfide che vinciamo e le sfide che ci piace fare. E quindi io vi rinnovo ovviamente gli auguri di buon lavoro, Pasquale, anche perché le prologo io le intendo anche come quei baluardi sul territorio che conservano la nostra identità, la nostra cultura e le nostre tradizioni. E quindi viva le prologo e buon lavoro. Proseguiamo allora con la premiazione della categoria Pali, rievocazioni e cortei storici. Storia raduno multiepoca che si svolge a Gravina in Puglia, a Bari. Nel ricordare la specificità di questo evento e anche degli altri, invito il sindaco della città e il presidente Proloco a raggiungerci. Questo evento internazionale propone un excursus temporale dall'impero romano fino all'età contemporanea. Rievoca la storia dell'imperatore Federico II di Svevia, che concesse nel 1241 il feudo di Gravina a Guglielmo Toscano. Insieme al presidente nazionale premia la senatrice Pellegrino e il vicepresidente regionale e Puglia Vito Rosico. Del centro studi e ricerca Mondino, sono molto emozionata.
siamo onorati che la prologo l'ente Lebli ci abbia riconosciuto questo, ci abbia dato questo riconoscimento, in quanto la nostra associazione opera sul territorio da ben 22 anni e veder riconosciuto un lavoro di tanti anni di ricostruzione storica e di volontariato che fa parte di quello che è l'anima che ci fa andare avanti nella passione per la storia. Oggi io sono qui in quanto presidente, ma questo premio lo dedico a tutti i soci della mia associazione che con passione contribuiscono anno dopo anno a far crescere sempre di più le nostre tradizioni e la nostra storia, e ringrazio l'amministrazione che c'è sempre al nostro fianco. Grazie. Buonasera a tutti, io porto innanzitutto i saluti di un'intera amministrazione nella persona del nostro sindaco Fedele La Greca. Che dire, grazie a queste associazioni che veramente conservano e ci aiutano a dare l'identità del nostro paese, ci aiutano a valorizzare il patrimonio culturale della nostra città. Gravina è una città meravigliosa, ha dei borghi antichi, ha dei siti archeologici, che dire, un palcoscenico ideale per rivivere le tradizioni del passato. A proposito, la senatrice diceva prima che la Puglia ricorda quelle seggiole fuori da questi locali. Beh, se vi fate una bella passeggiata in quel della nostra Puglia, nel cuore della Puglia, anche a Gravina, vi potrà capitare di vedere ancora quelle seggiole lì fuori. E come dire, come la Epli, quindi ringrazio voi tutti per fare una prologo diversa, quindi un modo diverso per socializzare. A tal proposito mi permetto di ringraziare anche il lavoro immane che fa il nostro presidente Oronzo Rifino della Puglia e Vito Vessito, vicepresidente. Grazie anche a lei. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Che dire, grazie a voi, perché tutte le prologo, senza l'amministrazione non può fare niente, quindi io ringrazio veramente l'assessore, la Mondine, che si dedicano veramente in maniera volontaria, come tutti voi del resto. Buona giornata a tutti. Procediamo con il palio dell'ascensione, il corteo di quartieri storici. Floridia. Premia il presidente regionale di Sicilia, Salvo Zappalà. L'ascensione ricorda il giorno di fondazione della città, si attribuisce la scoperta della penisola Florida a Juan Ponce de León nel 1513. Invito per la premiazione anche Gianluca Caramanna a seguirci, l'onorevole. Il nostro palio nasce
dai cavalli dei carrettieri, dei cavalli degli agricoltori, dei cavalli che venivano spaiati, si dice in siciliano, per farli correre in occasione di questa festa di primavera che era la festa dell'Ascensione. Per noi i cavalli sono fratelli, membri della famiglia, e per noi questo è un punto di partenza perché stiamo iniziando a pensare anche al dopo carriera dei cavalli. I nostri cavalli, ci tengo a dirlo, corrono una volta l'anno. Per gli altri 11 mesi stanno al pascolo, liberi a fare i cavalli, che è la loro natura. Quindi il mio ringraziamento, oltre a Lepri, va sicuramente all'amministrazione comunale di Floridia, nella persona di Marco Carianni e di Serena Spada, che è qui al mio fianco, lo è stata per 18 anni più o meno. E lascio a lei la parola, che merita questo palcoscenico anche più di me. Grazie. Buonasera a tutti. Io parlo a nome, insomma, da assessore di Floridia, ma ovviamente anche a nome del mio sindaco e di tutta la squadra. E noi da quando ci siamo insediati abbiamo voluto in maniera veramente forte riproporre questo palio, un palio che era stato sospeso per motivi di mancata legalità purtroppo da circa 15 anni, ma noi eravamo una grande squadra, una squadra giovane, una squadra che crede fortemente alla legalità, e volevamo un palio sano, un palio bello, un palio in cui i giovani potevano mettersi in gioco in maniera veramente sana e senza altri scopi. E ci siamo riusciti. Nel 2022 per noi è stata una grande sfida, l'abbiamo portata avanti e il merito, insomma, il riconoscimento di oggi è anche merito di tutta la squadra, di tutti i quartieri, di ogni singolo componente dei nostri quartieri storici, di ogni proprietario di cavallo che si è impegnato e che ha creduto nel riproporre questa manifestazione. Credetemi, dopo 15 anni nessuno ci credeva più. E poi, che dire, io non riesco a scindere il mio ruolo da assessore con quello di componente della Prologo, in effetti, perché sono stata presidente di Prologo per tanti anni, per cui per me la Prologo è, non diciamo la longa manus dell'amministrazione, ma è un'appendice a tutti gli effetti dell'assessorato al turismo, alla cultura e allo spettacolo. Senza la Prologo la nostra città non potrebbe vivere quei momenti meravigliosi di festa e di cultura che riesce a vivere da ormai, possiamo dire, più di 3 anni circa. E quindi niente, grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie a Serena. In realtà Davide diceva una cosa molto importante prima. Quando abbiamo stilato il regolamento, queste sono alcune cose che vorrei dire, quando abbiamo stilato il regolamento sui pali, la prima cosa che ha sottolineato il rispetto per gli animali, i nostri cavalli, dove sono, fanno il palio e poi si fanno le cose. Quindi abbiamo inserito anche il rispetto degli animali grazie, diciamo, al tecnicismo di Davide. Grazie. Proseguiamo con il tocco Geraci. L'evento racconta, attraverso spettacoli medievali, la riappacificazione tra Ruggero I, il grande conte, detto anche il Normanno, e suo fratello Roberto il Guiscardo. Premia il presidente Epli Calabria Giuseppina Ierace insieme all'onorevole Caramanna. Passando dalla sontuosa porta che prende il suo nome e che accoglie ogni viandante conducendolo nell'anima del paese, resi più forti il suo castello posto nella cima più alta del borgo quando il mio braccio destro era Roberto prima del suo tradimento. Sede delle autorità dello Stato, quindi per me è un grande onore ed è un grande onore ricevere questo riconoscimento, e quindi ringrazio fortemente l'Epli Nazionale nella figura del dottore Giurleo e gli onorevoli qua presenti, gli onorevoli senatori, e dedico questo premio ovviamente a tutti i soci della Prologo.
che si sono spesi in anima e corpo affinché questa manifestazione, che rivede una pagina molto importante della nostra storia, che purtroppo però non viene riportata nei libri ufficiali, ma senza della quale forse le sorti della nostra città non sarebbero stati quelli che sono stati. Quindi dedico questo riconoscimento molto prestigioso non solo ai soci, ma anche a tutti i cittadini che si spendono ogni anno affinché venga fuori una buona manifestazione, e anche ai tanti turisti che ogni anno ci onorano con la loro presenza e si danno da fare anche loro per la nostra manifestazione. Quindi grazie infinite, ancora grazie al dottore Giuliano, grazie a tutti. Buonasera a tutti, io porto il saluto della mia amministrazione, purtroppo del sindaco faccio interruzione, del dottore Verduzzo, perché il nostro sindaco da pochi mesi che non c'è più, il dottore Piazzamenti. L'onorevole senatore, l'onorevole, ho sentito l'onorevole Caravanna che ha parlato di turismo. Noi abbiamo la regione Calabria, il presidente Occhiuto che sta prendendo molto il turismo, e devo ringraziare anche l'onorevole Santanchè che è molto presente alle fiere turistiche a Rimini, è stata a Rimini, l'ultima a Berlino. E... ecco. Infatti io mi sembra una faccia conosciuta, e quindi questa amministrazione, questo governo punta molto sul turismo, e dico che è veramente la vera vittoria per questo pianeta. Grazie. Ringraziamento va anche all'amministrazione. Quinto marchio di qualità, Corrado IV, il sogno di un imperatore, Lavello Potenza. Premia il presidente Ebi Basilicata insieme alla senatrice Maria Nocco. Thank you.
Benedetti, sono la segretaria presente dal prologo di Ololai Sanremo. Ah, sono io. Innanzitutto sono molto onorato anche per salute anche da tutta la prologo di Ololai. Un ringraziamento agli onorevoli senatori e un ringraziamento soprattutto all'Empli per questo riconoscimento, questo marchio di qualità. Grazie a tutti e buon lavoro a tutte le Proloco d'Italia e i comuni. Salve a tutti, sono Francesco Colombo e sono il sindaco di Ololai. Vengo appunto da Ololai, che è la Barbagia, il centro storico dell'isola. Sono veramente orgoglioso di ricevere questo premio. Io dico sempre che chi ha un gruppo attivo come la Proloco, che è il paese, ha già fatto un buon pezzo di strada, perché loro sono veramente dei ragazzi fantastici, organizzano non solo il bando degli asini, ma tantissime feste e sono sempre disponibili. Io poi ho la fortuna di abitare proprio nella piazza principale del paese e quindi io imparo non solo che la diretta la pensi così, ma si vive, e la festa non è solo dei grandi, è soprattutto la festa dei bambini. Ecco, quindi io vorrei invitarvi tutti naturalmente in Sardegna, in questo piccolo centro, ma un centro che ha una grande storia e ha grande tradizione, dove si possono degustare tanti prodotti tipici e si può respirare anche un'aria molto buona. Io ringrazio naturalmente il presidente Cerroneo, ringrazio la senatrice Giorgio, ringrazio la senatrice Pellegrino, ringrazio naturalmente Pierpaolo Soro, presidente del Palio degli Asinelli, che svolge il lavoro. Presidente del Palio. Grazie a tutti e buona serata. Saluto anche la voce che ci fa a nome del Comitato Sardo e salutiamo anche, sicuramente ci starà guardando, il presidente del Comitato Sardegna, Romano Massi, che è anche vicepresidente del Comitato Nazionale. Ciao Romano. Buonasera a tutti, io adesso sono ancora più emozionato perché da organizzatore premiare la Proloco di Ololai per me è un grande onore. Grazie Pasquale, viva l'Epli, viva la Proloco d'Italia, complimenti a tutti. Abbiamo terminato con i pali, passiamo ora alla categoria Carnevali autentici, settore folklore, storia, autenticità. Carnevale di Castrovillari, giunto alla 66esima edizione, rappresenta uno dei carnevali storici più importanti e famosi d'Italia ed il premio per importanza della Calabria, esaltando il connubio maschere folklore. Premia la presidente Calabria Epli Giuseppina Ierace assieme alla senatrice Nocco. Siamo come Proloco di Castrovillari e l'Epli per questo momento così autorevole e prestigioso. E mi devo complimentare con il nostro presidente Ciulleo, perché trovare tante autorevoli figure del nostro governo, già che vanno e vengono, è una cosa straordinaria. Noi avevamo difficoltà a farli soltanto eventualmente andare, invece qui vanno e vengono, quindi è una cosa straordinaria ed è un atteggiamento di grande sicuramente attenzione a quello che è il nostro mondo. Questo va merito a Pasquale e a tutti coloro i quali ovviamente come organi di governo stanno dando attenzione al nostro mondo, al mondo delle tradizioni. Io sono anche presidente della Federazione Italiana
tradizioni popolari, quindi so che impegno ci vuole per attenzionare il nostro mondo e i nostri sacrifici. Quindi complimenti a tutti, complimenti anche ai nostri presidenti di Proloco, che sono accompagnati dai nostri sindaci, accompagnati dalle figure importanti delle nostre amministrazioni. Una Proloco che non ha simbiosi, che non ha sintonia con l'amministrazione, ha veramente grandi difficoltà. Noi a Castrovillari abbiamo questa fortuna, speriamo che anche gli altri ce l'abbiano, perché il lavoro meritevole delle Proloco e dei gruppi folclorici in seno ai nostri piccoli borghi è un lavoro sicuramente straordinario che si sta professionalizzando. E quindi da questo ovviamente raggiungeremo obiettivi ambiziosi e straordinari con il riconoscimento di un governo che ci sta ascoltando. Grazie. Sì, veramente un saluto a tutti, grazie al Presidente Ciullero, alla Senatrice Locco. Io sono contento che il Carnevale di Castiglia sia stato premiato, lo merita la Proloco, lo merita la città, tra 4 anni sarà la 70ª edizione. Avete quindi un marchio di qualità e riconoscimento dell'impegno che viene messo quotidianamente nell'organizzazione. È vero, la migliore soddisfazione è il gradimento del pubblico, la socializzazione alla quale faceva riferimento il Presidente Ciullero, però ricevere questi premi è uno stimolo importante per andare avanti. Poi un marchio di qualità vuol dire davvero che anche alla luce di quelli che sono i parametri utilizzati per il premio, è davvero un grande risultato. Io sono contento per la Proloco, per la città di Castrovillari, per il Carnevale. Un grande augurio a tutte le Proloco, che sono tante, e un grazie al Sindaco di Ululai per il prestito. Per un merito alla nostra amministrazione, noi utilizziamo anche gli animali con i cortei. Nel Carnevale del 1635 c'è nel nostro ambito anche un corteo e una rievocazione che fa riferimento al 1635. L'utilizzo degli animali è stato consentito solo nel rispetto degli animali stessi, e quindi questo prima non lo potevamo fare, adesso lo facciamo, e quindi questa è una cosa che va anche a merito di quei politici che hanno questa lungimiranza. Grazie. Passiamo ora al Carnevale di Capua, annoverato anch'esso tra i maggiori carnevali storici italiani, pensate, giunto alla 137ª edizione. Premia il delegato del Comitato Epi Campania. Riusciamo a fare gli interventi da parte dei sindaci, se siete proprio degli interventi, se siete veloci, altrimenti con la fiducia, diventi veloci, ok? Ci sarà un altro evento dopo. Sia come amministratore della città di Capua e anche come consigliere della Proloco. Quindi diciamo la nostra amministrazione praticamente è intranea alla nostra Proloco. Quindi Pasquale, noi ti ringraziamo, ringraziamo i senatori, ci hanno chiesto di essere serigrafici, grazie a tutti, speriamo che questa sinergia possa continuare e farci crescere tutti quanti insieme. Grazie mille. Adesso
è la volta degli eventi riconosciuti come sacre d'eccellenza, settore qualità, tradizione e sostenibilità ambientale. Marchio alla festa del pane Stefanaconi. L'evento è alla 27esima edizione. Stefanaconi. Il pane di questa città è tra i più tradizionali della Calabria. Non so se è stato. Premia la segretaria nazionale Epli Pisano Morena, presidente anche della Proloco Mongiano, insieme alla senatrice Nocco. È stato anche difficile riprendere, ti abitui a stare in stato, organizzare, stare con la famiglia, però ci siamo riusciti, con tutte le difficoltà ci siamo riusciti. Ringraziamo gli sponsor che ci hanno aiutato, soprattutto le persone. Le persone che stanno dietro, diciamo i volontari, che nessuno vede, però fanno un lavoro enorme dietro. Il risultato è stato ottimo, ci aspettavamo persone, ma ne sono arrivate di più quanto ne aspettavamo. Finalmente pare che c'è la voglia di uscire, e poi sai, dopo 28 anni di amministrazione, di vedere le persone che vengono, Francesco, abbiamo già sentito tutto qua, potremmo poi fare a casa, no? Siamo alla 20ª edizione della Verità, quindi per noi, voglio dire, queste cose sono già abbastanza emozionato, poi alla 20ª edizione, poi vederci in giacca e cravatta, noi presidenti, che siamo sempre con le mani sporche, è una cosa... Poi volevo ringraziare naturalmente Pasquale, la senatrice e tutti i parlamentari che ci sono stati qua, e un ringraziamento forte anche a tutti i soci della Proloco, perché se noi riusciamo a fare questo non è merito mio naturalmente, ma è merito di tutti. Grazie. Io sarò breve, ringrazio voi tutti, naturalmente i parlamentari e i senatori che erano prima presenti, la senatrice che è qui presente, il presidente dell'EPRI, tutti i colleghi sindaci che vedo qui di fronte a me. Io voglio solo dire che una realtà come la Proloco in un territorio è già un marchio di qualità. Stefanaconi ha conosciuto attraverso la Proloco anche un cambiamento sociale, perché non è una cosa di poco conto, perché in un momento particolare del nostro paese la Proloco addirittura si fece carico di creare anche una lista per le amministrative e vinse all'epoca, e da quel momento la Proloco assunse sempre di più un ruolo importante, ed oggi è segnato da questo evento che è il 30° anno della Sagra del Pane, che è il nostro prodotto tipico. Insieme all'amministrazione stiamo lavorando per creare un marchio che, partendo dal Deco, speriamo di raggiungere il DOP, perché è anche economia per un territorio, e noi, terra di Calabria, abbiamo bisogno anche di creare sviluppo attraverso queste iniziative. Grazie. Festival delle Proloco, Sesto, Cagliari. L'appuntamento rappresenta il 17° raduno regionale enogastronomico delle sagre paesane, con le specialità tipiche di tutta la Sardegna preparate appunto dalle Proloco della regione. Premia la senatrice Nocco con il presidente Ciurleo. Noi siamo orgogliosi di avere probabilmente l'unica sagra in Sardegna che riesce a recuperare tutto quello che può essere naturalmente riciclato. Per fare questo abbiamo naturalmente anche l'ausilio dei ragazzi scout. Noi l'anno scorso abbiamo recuperato solo di umido 3 tonnellate, per non parlare poi del vetro, delle plastica, e quindi la nostra è una sagra compatibile, ecocompatibile. Ringrazio, perché so che sono naturalmente in questo momento ci stanno guardando, ringrazio tutti i soci, i volontari e tutte le persone che non ci sono più, perché hanno reso grande la nostra manifestazione. Grazie a tutti, ringraziamenti al Presidente nazionale e onorevoli senatori che ci hanno ospitato in questa grande istituzione. Ora passiamo la parola al nostro vice sindaco. Ora ti premiamo.
Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io sono il vice sindaco del Comune di Sesto, vi porto i saluti della sindaca Maria Paola Seci e di tutta l'amministrazione comunale. Due parole innanzitutto sul fatto che questo evento è stato organizzato qui, in questa sede istituzionale. Io credo che sia il modo migliore per rimarcare qual è l'importanza delle proloque italiane, qual è l'importanza del loro lavoro nel tessuto, nel territorio dei vari comuni. A Sesto abbiamo il Festival delle Proloco che ormai si protrae da 20 anni, sono 17 edizioni perché c'è il salto ovviamente per causare Covid, però è un evento molto importante dove si radunano diverse proloco, quindi c'è la possibilità proprio di assaggiare quella che è l'enogastronomia tradizionale dei luoghi della Sardegna. Quindi un evento molto importante che si porta avanti nel tempo, ma voglio anche ringraziare la Proloco di Sesto che spesso è stata una spalla per l'amministrazione comunale. Vedi, come diceva prima il Presidente, vedi soprattutto per esempio in occasione del Covid. Quel momento la Proloco di Sesto credo che sia stata papà e mamma per tante famiglie. Grazie a tutti. Festival ora dell'Aglianico del Volture, Sagra Tumaz Matul. È un evento giunto alla 27esima edizione, celebra il vino aglianico del Volture, il piatto tipico Arbresh, ripeto, Tumaz Matul. Questo piatto è scritto nel PAT, prodotto agroalimentare della tradizione del Ministero delle Politiche Agricole. Premia la senatrice Nocco con il presidente della Proloco, appunto anche di Barile, e dell'EPI, il presidente Franciosa. In duplice veste, sì, presidente della Proloco e del comitato anche per la Basilicata. Sì, grazie presidente, un cordiale saluto anche alle senatrici che ci hanno ospitato, la Nocco e la Pellegrini. Una particolare emozione perché, come sottolineava il presidente nazionale, vi ringrazio, sono presidente della mia Proloco e presidente regionale. Con la Proloco Barile c'è qui presente anche il vicepresidente Daniele Bracuto, il consigliere comunale Michele Fusco e naturalmente il nostro sindaco, con cui abbiamo un rapporto splendido, perché come sottolineavamo il connubio deve essere quello ed è vincente. Posso testimoniare che abbiamo sempre avuto una grande collaborazione che ci aiuta a crescere. Dedichiamo come Proloco Barile questo ambito riconoscimento non solo alla nostra comunità, ma soprattutto a tutti quei volontari che sono tanti dal 1966 in tutti questi anni che si dedicano per la promozione del patrimonio culturale, per portare avanti le tradizioni, l'identità della nostra comunità. E quindi a loro questo premio, ma soprattutto a due persone particolari che sono ancora in vita, che quasi novantenni, Lorenzo Gagliardi e Lina Croce, che insieme a tanti altri si dedicano ancora alla valorizzazione del Tumaz Matul, che è un piatto tipico di origini Arbresh insieme ad un altro prodotto d'eccellenza che è l'aglianico del Volture DOC. Ora un saluto come presidente regionale, sono davvero orgoglioso delle Proloco lucane. Qui oggi abbiamo, diciamo, su 16 4, riceviamo 4 marche, quindi un bel riconoscimento e quindi un applauso. Amici della Proloco di Lavello, di Laurenzana e di Calvello, accompagnati dalle amministrazioni comunali che saluto e che ringrazio per il sostegno che non fanno mancare alle nostre associazioni. Siamo davvero onorati come ente Proloco Basilicata di far parte di EPRI e quindi a noi tutti, a tutti i volontari delle Proloco di EPRI, un grande applauso e un grazie per aver scelto un nuovo modo di fare Proloco. Grazie innanzitutto a chi ci ospita in questa prestigiosa sala, grazie senatrici, grazie onorevole,
Grazie Presidente, grazie per questa opportunità che ci dai a noi come comunità locali. Diceva il Presidente Franciosa, ci sta una forte e grande sinergia tra la pubblica amministrazione e l'ecologo, così come deve essere, proprio perché abbiamo da promuovere i nostri territori e loro sono le sentinelle che abbiamo sui territori proprio per promuovere la nostra cultura, il nostro grande patrimonio culturale che abbiamo nelle nostre comunità. Io ringrazio ringrazio i tanti soci che da sempre si dedicano a questo grande lavoro, a questo grande servizio che danno alla comunità. Noi siamo vicini alla Prologo e ai tanti soci, tant'è che nella nostra comunità Barile ospita in una sede dell'amministrazione comunale la Prologo regionale, quindi abbiamo dato una sede messa a disposizione perché riteniamo che questa sinergia sia davvero il possa essere un volano per i nostri territori. Il nostro è un territorio, il Presidente, che ringrazio, ha avuto modo di venire da noi a visitarci, è un territorio che ha un'antica e antica tradizione. Grazie al Prologo e alle tante associazioni che abbiamo sul territorio, facciamo in modo che queste tradizioni continuino e vengano sempre più rappresentate dai tanti visitatori che vengono nella nostra terra. Siamo reduci anche dal 2019, Matera, capitale della cultura. Barile ha visto come Matera uno dei più grandi intellettuali del Novecento, Pierpaolo Pasolini, che ha citato nel nostro parco urbano di Leventina, ha citato alcune scene del film Il Vangelo secondo Matteo. Mi dicono che devo tagliare, vi ringrazio nuovamente e auguri per tutto. Un grande applauso anche a chi ci ha sostenuto in questi giorni, che è Alessia Gianfrate, dottoressa Gianfrate, che ci ha sostenuto anche nelle attività per questa giornata. Veloce. Adesso Sagra della Pittatina, San Costantino Calabro, giunto alla 27ª edizione, celebra una delle maggiori pietanze della tradizione della cultura contadina della Calabria, la Pittatina. Premia la senatrice Pellegrino e il presidente Ciurleo. Pasquale, con il suo supporto, ci ha guidato fino a qui. La Prologo di San Costantino esiste dal 1989, la Sagra è la sua 27ª edizione. Abbiamo un percorso e una storia molto lunga. Nel nostro percorso abbiamo incontrato Lepri, che ci ha aiutato a valorizzare di più noi stessi, ci ha ancora di più motivato, ci ha dato strumenti, ci ha fatto capire molte cose che prima erano all'oscuro. Abbiamo sempre lavorato e abbiamo sempre dato anima e cuore, per questo devo ringraziare tutti i soci della Prologo che purtroppo non sono qui oggi, devo ringraziare i membri della comunità di San Costantino che prestano il loro lavoro gratuitamente anche se non sono presenti nella lista dei soci, comunque danno anima e cuore anche loro per valorizzare il nostro territorio. Devo ringraziare il sindaco che oggi essendo qui con me testimonia quanta affinità ci sia fra la Prologo e l'amministrazione comunale, come succede per gli altri. Ringrazio lui e ringrazio anche le persone intorno a lui, i consiglieri e gli assessori che anche fisicamente sono vicini al nostro lavoro, al nostro impegno per il territorio. Da 27 anni abbiamo scelto un prodotto, la Pittatina appunto, che identifica la nostra territorialità. Il nostro territorio è ricco di prodotti enogastronomici d'eccellenza che molti di voi conosceranno come noi conosciamo i vostri, e abbiamo scelto questo prodotto e lo portiamo avanti con grande motivazione. Rappresenta quello che siamo noi calabresi.
Finisco ringraziando anche il nostro presidente regionale che ci dà sempre supporto, ci dà sostegno e ascolto, che per noi è fondamentale. E chi ha seguito oggi le nostre senatrici che ci hanno dato un palco non indifferente, vi devo veramente ringraziare, perché le provoco da sempre costituiscono una risorsa per tutti i territori. Oggi rappresentiamo oggi la nazione, noi rappresentiamo la nostra nazione. Grazie, un abbraccio a tutti e a questo Pasquale. Io sarò telegrafico perché mi ha raccomandato Pasquale di chiudere subito l'intervento, però chiaramente i saluti istituzionali da parte mia personale, dell'amministrazione comunale che ho l'onore di guidare, e il comune San Costantino Calabro nella provincia di Bo Valentia. Diceva bene il sindaco prima di Stefanagoli, siamo comuni quasi limitrofi. Le proroghe svolgono un ruolo davvero molto importante, specialmente in questi nostri territori un po' interni, piccoli territori, e territori anche difficili come quelli calabresi, come quelli della provincia di Vibo Valentia. Quindi desidero esprimere a voi senatrici queste le mie più vive congratulazioni al presidente dell'EPRI per questa bellissima cerimonia, questa manifestazione importante e solenne, tra l'altro nel Palazzo Nuovo del Senato. Ecco, le proprio rappresentano un volano, un motore di grandi iniziative importanti e di promozione del territorio. E come dicevi tu, Pasquale, è importante che le amministrazioni comunali siano vicine e cercano di collaborare sinergicamente con l'associazione Proloco. E diceva bene il presidente, che ringrazio, dove sei Costantino, ti ringrazio per il lavoro che fai, che hai fatto, che continuerai a fare, perché hai portato la Proloco di San Costantino ad essere veramente un punto di riferimento, e anche la Sagra, che, di cui oggi otteniamo questo riconoscimento importante, è un come dire, un momento importante e un appuntamento estivo importante davvero per tutta la regione. Quindi grazie di nuovo, grazie. Festa della Mela, Valle di Maddaloni, è alla sua 28ª edizione e pensate che è uno degli eventi più attesi in Campania, perché è una sagra dedicata alla mela annurca. Premia la senatrice Nocco con Francesco Paolo Condigliota e il presidente EPRI Claudio Mazza del Lazio. Buonasera a tutti, porto i saluti istituzionali dal Comune di Valle di Maddaloni nel nome dell'amministrazione e del sindaco Francesco Buzzo, che non è potuto essere qua per motivi di ragioni sue. Siamo qui giusto per ringraziare tutti i partecipanti, la senatrice Pasquale, che è veramente una persona molto... è grande, il lavoro svolge un lavoro grandioso. Ringrazio tutto, ringrazio Pasquale per l'invito, ringrazio tutti gli onorevoli senatori. Voglio giusto dire, quest'anno abbiamo raggiunto la 30ª edizione della festa della Mela Annurca. Abbiamo questo favoloso prodotto tipico che è la Mela Annurca, penso che la conoscete tutti, è un prodotto tipico campano e ha le sue particolarità, le sue qualità organolettiche, si realizzano grazie all'arrossamento che avviene ovviamente su tutto il territorio, ma nella nostra specificità sul Valle di Maddaloni, che è un paesino, un borgo storico che è a cavallo, che è molto vicino proprio ai confinanti con la città di Caserta, ma siamo anche confinanti con il Beneventano. Vi invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione che, come ho detto, abbiamo raggiunto la 30ª edizione. Personalmente ne ho fatte 25 edizioni, quindi sono per 5 anni stato rieletto presidente della Proloco, quindi sono circa 25 anni di residenza. Di nuovo vi invito tutti a partecipare e ovviamente a degustare i prodotti a base di mela annurca e a venire a visitare i ponti della valle. Penso che li conoscete tutti, l'acquedotto Carolino, che
che porta l'acqua alla provincia. Grazie a tutti. Un saluto da parte del Presidente del Comitato Lazio che ogni volta qui ci ospita, diciamo così. Io posso ospitare come contribuente, come tutti voi, ben trovati qui nella buona terra della Regione Lazio. Che dire, mio padre mi ha insegnato che nella vita niente è dovuto e niente è scontato, dunque un motivo in più per ringraziarvi per tutto il vostro lavoro. Grazie. Sì, velocissimo. Colgo l'occasione per fare indicare tre cose. Primo, un grazie particolare alle senatrici che con la loro presenza non soltanto ci hanno consentito questa ospitalità, ma hanno impreziosito l'evento. Un altro ringraziamento va al presidente dell'EPLI perché veramente l'iniziativa è molto encomiabile. E poi un grazie particolare, anche se non li conosco, non ho il piacere di conoscerli personalmente, ai sindaci, perché mi commuove la presenza e la vicinanza dei sindaci alle Proloco, che è un fatto eccezionale. Grazie a tutti. Sagra della Castagna Calvello, premia la senatrice Pellegrino. Questo è un evento giunto alla 23ª edizione, promuove le castagne e i prodotti del sottobosco. Questo è per loro e per tutti quanti che nel nostro piccolo borgo si mettono a disposizione per appunto fare la promozione del nostro piccolo ma molto ricco territorio. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, saluto i presenti, le senatrici e chiunque sia intervenuto. Porto ovviamente i saluti della comunità che mi onoro di rappresentare Calvello e sono onorata per essere qui oggi a fianco della Proloco, perché come diceva prima il presidente dell'EPLI, che ringrazio, e ringrazio anche il presidente del comitato Basilicata molto attivo, le amministrazioni e le Proloco non hanno solo una parola in comune, ma tutta la sigla, Proloco, perché le amministrazioni e le Proloco se agiscono con il cuore non possono che portare dei vantaggi alla comunità. La Sagra in particolare è un'ottima vetrina anche per le attività di cui parlavamo prima e dà al paese la possibilità di far scoprire quei tesori che ha e che aspettano appunto di essere scoperti. Chi apre nelle nostre realtà un'attività è perché sente forte le radici. Chi partecipa volontariamente ad associazioni come la Proloco è perché sente forte le radici. Chi amministra è perché sente forte le radici. E chi sente forte le radici non può che dare buoni frutti, e questo riconoscimento ne è la prova. Grazie a tutti. Delle pesche, San Sperate. Pensate che questa città è il maggiore produttore di pesche in Sardegna. Questo è un prodotto identificativo della cultura popolare locale con denominazione Edesco. La sagra si svolge in concomitanza della festa patronale. Premia l'onorevole la senatrice Nocco. Buonasera a tutti, sono Diego Ligi, presidente della Proloco San Sperato, provincia di Cagliari. Niente, sono onorato, felice e molto emozionato di ricevere questo premio
questo marchio per la 61esima Sagra delle Fresche. Lo vorrei dedicare a tutto il mio staff, comunque non facciamo solo Sagra delle Fresche, ma siamo una prodotto attiva tutto l'anno. Quindi in primis a loro e a tutta la cittadinanza. Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutti, orgogliosissimo di questo prestigioso riconoscimento. Ci tengo a dire una sola cosa, che una provoco o un'associazione che non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà è un'associazione che merita il nostro rispetto e tutta la nostra riconoscenza. Ci sono tante difficoltà, la carenza dei fondi comunali, e uno dei requisiti era la sicurezza, le somme importanti che devono essere destinate per garantire la sicurezza di tutti gli eventi. Quindi grazie a tutto e forse a te. Siamo all'ultimo marchio, Cinisara Fest, Cinisi, noto anche come il festival della Cinisara Vacca Nera, razza bovina autoctona siciliana, secondo alcuni autori mantenuta in purezza per l'isolamento territoriale. Premia la senatrice Pellegrino. Intervengo prima io, così poi i saluti istituzionali li lascio al mio commissario, che mi ha dato l'onore e il privilegio, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, di avere qui l'amministrazione comunale, cosa che noi presidenti di Provoco alle volte neanche ci aspettiamo. Sono di quelle presenze che ci invogliano a poter fare di più, a voler crescere, a poter fare ancora meglio rispetto a quello che abbiamo fatto. C'era qualcuno che ha detto 25 anni, io è dal 91 che sono presidente della Provoco, neanche li conto più gli anni che ci sono stati di lavori e di impegno. L'unica cosa che voglio dire è che oggi qui non stiamo soltanto riconoscendo una sagra, ma stiamo riconoscendo una tradizione, un modo di essere, un modo di vivere. Quello della bovina Cinisara è una popolazione che si sostiene con la bovina Cinisara. Le tradizioni noi portiamo avanti, non portiamo avanti il panino e neanche portiamo avanti quella che sia la sagra di quello o di quell'altro. Noi portiamo avanti una tradizione, siamo qui per portare avanti i beni immateriali, quello che servono per il futuro. Se non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo. Quindi noi abbiamo un grande messaggio da trasmettere ai nostri ragazzi, quello che è le nostre radici. Il nostro popolo di Cinisi si è formato attorno alla bovina Cinisara, una bovina rustica, difficile, che dà poco, ma è una bovina che ha l'omega 3, è una bovina che dà un buon latte, filiera del latte, filiera della carne. Noi non facciamo altro che dare continuità, grazie all'attenzione che è stata data oggi, noi riusciamo ad avere un po' di visibilità, ma il lavoro nascosto delle Provoco, il lavoro nascosto dei nostri soci è quello che deve essere valorizzato. Oggi io ringrazio l'ultimo socio delle nostre Provoco, oggi ringrazio il nostro primo socio che è il nostro presidente, che ci ha portato qua, non ci poteva portare nessuno qua, Ciurleo ci ha portato qua, grazie Ciurleo, un applauso. Niente, mi attengo al cerimoniale molto breve. Sì, non abbiamo più tempo. Saluti. Solo un saluto a tutti. No, dicevo, dopo l'intervento si è accollato. Un saluto per tutti i partecipanti, ma in particolare per il presidente Surleo e per le senatrici intervenute. E un particolare ringraziamento per questo attestato. E questo ringraziamento lo porto da parte mia, ma soprattutto della comunità che mi onoro di rappresentare. E grazie a tutti e passo la parola al nostro Presidente del Consiglio Comunale. Giusto per 30 secondi, intanto grazie per l'ospitalità, la senatrice, i senatori, il senatore Russo. E questa location credo che nobiliti quello che è il lavoro, il volontariato di tutte le Provoco. Nello specifico quella anche di Cinisi, ringrazio il nostro presidente Domenico Micale. Come diceva bene il presidente, sono le nostre tradizioni
le tradizioni sono quelle che ci danno l'equilibrio per poter andare avanti, per poter capire da dove veniamo e chi siamo. Quindi complimenti a tutte le Proloco, complimenti a chi ne fa parte e chi giornalmente crede e porta avanti questi valori. Grazie. Saluti anche alla comunità di Cinisi. Grazie a tutti. Un brevissimo saluto da parte del Presidente del Comitato Equo Sicilia. Sarò velocissimo. Proloco, passione, impegno, addio e a tutti. Io vi invito a rimanere in sala per la foto di rito e anche una foto fuori. Adesso le Proloco calabresi, assieme al presidente Epli Calabria, rendono omaggio al presidente nazionale Ciurleo. Un saluto anche al senatore Gianni Rosa, che è qui in sala. Un saluto.